Professoressa Valenti, ha sentito le ultime notizie? La Regione ha revocato la concessione, peraltro fatta a lei all'epoca, da poche settimane sindaca, dei beni patrimoniali delle Terme. L'attuale primo cittadino Fabio Termine ha riscontrato accettando quel provvedimento. Qual è la sua riflessione su quello che è successo? Ma sinceramente io mi auguro, veramente mi auguro, che la Regione mantenga gli impegni che verosimilmente ha assunto con il sindaco, con le associazioni, con la città, cosa che prima non ha fatto. Mi auguro che lo faccia perché è chiaro e normale che una volta che è stato revocato quella concessione, il Comune in questo momento non ha alcuna voce in capitolo sul futuro delle Terme di Sciacca. Tutto è rimasto nelle mani assolute ed esclusive della Regione. Questa cosa sinceramente mi impensierisce un po'. Quindi la cosa che spero è che questo provvedimento di revoca sia stato accettato confidando legittimamente sugli impegni che la Regione ha preso. Ecco, volevo capire la sua opinione su quella famosa concessione, quella del 2017. Lei ricorda benissimo le polemiche che la accompagnarono per ragioni diverse, soprattutto di natura politica. Lei continua a ritenere che quel provvedimento comunque aprì una specie di solco positivo nell'ambito di una prospettiva che però è ancora quella che, di fronte alla quale ci troviamo? Ma certamente, ma per una ragione, mi permetto di dire una ragione giuridica, perché quel provvedimento, che poi sappiamo bene ha originato un'infinità di polemiche, sul quale la regione siciliana, a conduzione del governatore Musumeci, ha fatto una sorta di carta straccia perché non ha dato seguito a quel provvedimento, ma è un provvedimento che comunque ha consentito al comune di essere titolato, cioè di avere un titolo giuridico per poter trattare, per poter parlare del futuro delle terme, perché noi ci ricordiamo e sappiamo benissimo che le terme di Sciacca, purtroppo, nonostante appartengano alla città, sono di proprietà della regione siciliana. In forza di quell'atto così tanto vituperato, il comune di Sciacca ha potuto dire la sua e soprattutto doveva partecipare a qualunque tavolo. Non era un invito che la regione siciliana ci faceva, ma era un obbligo per la regione siciliana. Una volta che questo provvedimento è stato revocato, capiamo bene che non è più così. Quindi è evidente che noi ci affidiamo a quello che la regione, quale ente proprietario, decide di fare. Quindi lei ritiene che quel provvedimento non fosse una scatola vuota, non fosse una specie di contratto capestro? No, un contratto capestro meno che mai. Una scatola vuota. Una scatola vuota nel senso che la Regione Siciliana non ne ha fatto niente, però è un provvedimento che è stato sottoscritto in forza di una legge regionale, quindi alla base c'era una legge regionale e soprattutto, lo ribadisco perché secondo me è importantissimo, quel provvedimento dava un titolo al Comune di Sciacca, cioè il Comune di Sciacca non poteva non decidere il futuro delle terme e quel provvedimento, per quanto sia rimasto in buona parte una sorta di scatola vuota, comunque era un titolo per poter discutere e soprattutto per poter dire giuridicamente la propria, e non credo che sia poco. Ecco, però non può negare che faticaste a dire la vostra, o la nostra, mi riferisco al fatto che anche io sono un cittadino di Sciacca, tant'è vero che adottaste quell'iniziativa della marcia su Palermo per protestare contro il governo Musumeci. Certo, perché poi il governo Musumeci non diede seguito a tutti gli impegni che aveva preso. È pur vero che se si parlava di bando, comunque si parlava diciamo così, di accordi con soggetti esterni, il comune doveva dire la propria e dare il proprio parere vincolante. Quindi un eventuale bando, un eventuale, allora c'era quella, diciamo così, quell'interlocuzione che la Regione Siciliana non coltivò con INAIL, su tutto questo il comune doveva essere presente. Adesso invece il comune non deve essere presente, sarà presente solo se la Regione lo vorrà e nei termini e nei limiti in cui la Regione lo vorrà. Ecco, di questo patrimonio c'è anche il Parco delle Terme, su cui però nel frattempo sono stati fatti degli investimenti.
Il Parco delle Terme, a mio avviso, deve rimanere nella disponibilità del Comune, è un bene che appartiene alla città, ne era stata chiesta la consegna proprio per restituirlo alla città. Su quel bene, in forza della concessione, sono stati spesi soldi pubblici, perché è stato speso un finanziamento di circa 110.000 euro per la pubblica illuminazione, si è rivolto al parco il finanziamento del Ministero di circa 500.000 euro, lavori che mi risulta sono stati anche eseguiti, quindi a mio avviso non c'è dubbio che il parco debba rimanere alla città di Sciacca, non possa essere restituito semplicemente alla regione siciliana. E soprattutto non credo che possa andare ad un privato, per esempio, perché è un bene pubblico che ha avuto dei soldi pubblici, ovviamente per una pubblica fruizione. Come valuta questa, come si può dire, c'è un po' di euforia dopo le dichiarazioni fatte dall'assessore Falcone, ha detto Cassa Depositi e Prestiti continua ad essere interessata, probabilmente il destino delle Terme di Sciacca finalmente sarà slegato da quello delle Terme di Acireale. Perfino Falcone arriva a dire che se entro settembre con Cassa Depositi e Prestiti non si farà nulla, la Regione potrà mettere dei finanziamenti a disposizione per poter, diciamo così, ammodernare, oltre alla toelettatura di cui parlava Musumeci, per finalmente trovare questo partner privato. Anche lei è convinta che qualcosa sia cambiato e che quindi questa euforia, la voglio definire così, sia giustificata, ovvero ha un'idea diversa? Allora, io ovviamente non ho seguito da vicino e quindi non so bene quanto si siano impegnati e quali siano i termini precisi dell'impegno. Devo dire che ho imparato purtroppo a mie spese che l'euforia non serve a granché e quindi purtroppo, lo sottolineo, purtroppo io ho imparato ad essere molto diffidente e perciò me lo auguro, mi auguro veramente che sia la volta buona, mi auguro veramente che finalmente ci sia il tanto sognato recupero delle nostre terme, però a questo non c'è dubbio che per quello che mi riguarda si associa anche un po' di diffidenza e di timore che non sia così. Troppe volte mi sono sentita dire negli anni passati finalmente riusciamo, adesso c'è l'interesse, sicuramente ne usciamo fuori, il patrimonio verrà valorizzato in termini brevi, i privati sono interessati, e tutte le volte purtroppo non è stato così. Quindi che sia la volta buona, è un augurio per la città